Tognino Maccagno è un abile uomo d'affari milanese venuto su dal niente. Una sua lontana e ricca parente, Carolina Ratta, lo ha nominato erede universale, ma poi ha modificato il testamento a favore dei parenti poveri e delle opere pie. Quando la signora Ratta muore, a vegliarla c'è solo Beretta, il portinaio dello stabile. Nel cuore della notte arriva il Maccagno. Ah, e lei, signor Tognino, mi ha fatto una paura. Finalmente, credevo che non arrivasse più. Sono qua. Dopo un'affannosa ricerca, Tognino Maccagno trova finalmente il nuovo testamento della signora Carolina Ratta e lo distrugge. Poi ricatta il portinaio. Se Beretta dirà a qualcuno che lui quella notte è venuto a casa della signora, lo denuncerà per furto e lo farà arrestare. Se tu ti lasci scappare una sola parola di quello che vedi e senti stanotte, sai quello che ti spetta. Quando il notaio dà lettura del testamento della signora Ratta, i parenti, che si aspettavano di ricevere grandi somme, si trovano di fronte a un lascito di sole 100 lire a testa. Decidono allora di mandare una delegazione di 3 persone nell'ufficio del signor Tognino per invitarlo a un accomodamento. Un testamento che poteva cambiare la vita. Fa parte di questa delegazione Angiolina. Come lo sappiamo? Un'aggressiva fruttivendola del Verziere. Ha lasciato 400.000 lire. L'ha detto l'avvocato e l'ha detto anche Don Giosuè. Dunque, se avete la carta, fatela cantare. A Ciace siamo tutti milionari. Il signor Tognino accoglie con malgarbo la delegazione. Non ha paura di affrontare un processo e non scenderà ad accomodamenti di nessun genere. Per dire che qualcuno ha mangiato il salame. Però sentiamo l'odore del salame. Le prove, portate le prove. Nessuno vi deruba del vostro, ma dovete dimostrare che è vostro. No, non do niente a nessuno. I parenti poveri insistono finché Tognino, infastidito, li mette alla porta. Lei è una bestia, lei è una bestia. Ma mica lì è il Massi, se mi capita tra le mani lo spezzo come un sedano. Lui e la sua famiglia. Nell'uscire, essi vedono Arabella che sta rientrando a casa. Arabella è la nuora di Tognino, una giovane di campagna educata in convento e sacrificata dalla famiglia. Ha dovuto sposare Lorenzo, il figlio scapestrato di Tognino, per salvare il patrigno Paolino dai debiti. La fruttivendola crede Arabella complice del suocero e la aggredisce. Per colpa tua, 400.000 lire! 400.000 lire! Per questo vestito di seta! Questo vestito di seta! Fatemi passare! Fatemi passare! Oh. Arabella! Arabella, tu mi risponda, per carità! Bisogna chiamare un dottore! Questa me la pagano! Me la pagano questa! Mamma, il mio bambino. Poche ore dopo, Arabella perde il bambino che aspettava. Thank you.
senti male? Cosa c'hai? Eh? Ho fatto un brutto sogno. Oh, signore. Dai, va là, che adesso è passato, eh? C'è qui la tua mamma. Te, bevi un po' di brodo che ti fa bene, dai. Te, cos'è che hai sognato? Ho sognato il papà. L'ho rivisto nella soffitta. Dove è morto? Che signore lo perdoni. Pensarci, dai. Adesso bevi il brodo che ti fa bene. Si può? Buongiorno, Rabella. Come va? C'è ancora un po' di febbre, eh? È un po' agitata. Ci vuole pazienza, ci vuole. Signor Tonino. Vorrei sapere cosa voleva quella donna da me. Perché mi ha aggredito in quel modo? Ma no, Rabella, sta quieta, lascia stare. No, mamma, lo voglio sapere. Me lo dica, signor Tonino. Adesso riposati, Rabella. Quando sarai guarita ti racconterò tutto. Ma non c'era solo quella donna. C'era anche tanta altra gente con lei che l'ascoltava e rideva. Ma perché mi odiano tanto? Ma quella lì è una povera matta, era venuta a chiedermi dei soldi e io l'ho messa alla porta. Lo sanno tutti che è matta, del resto per questo ridevano alle sue spalle. Ma allora ce l'aveva con lei? Era di lei che si voleva vendicare? Sì, sì, è così. Tutti sanno che non ho paura di niente e mi vogliono colpire nell'unico punto in cui sono vulnerabile, facendo del male a te. Ma allora quella donna tornerà a insultarmi, a tormentarmi. Non aver paura. Adesso pensa a guarire, che poi la convalescenza andrai a farla sul lago di Como. In un bel posto, quieto, tranquillo. E se ritornasse? Quella donna non tornerà. E coi miei parenti ho messo le cose a posto, con buona pace di tutti. Sono solo. Perché non lo vede che è solo? La convocazione va per le due. Sono appena le due. Adesso arriveranno anche gli altri. Io sono di quelli che preferiscono aspettare, anziché farsi aspettare. Eh sì, va bene, sedetevi, galantuomo, e datemi il vostro nome, eh? Il mio nome è Aquilino Ratta. Punto primo. Del Fu Vincenzo. Impiegato al Regiolotto Banco numero 94. La prima cosa da fare consiste nel raccogliere tutte le prove che possono giovare all'istruttoria della causa. Voi ne avete di prove, vero? Punto primo, prove, diciamo così, dirette, non ne ho. Ma quelle indirette sono tante. E sarebbero? Per esempio, punto primo, io tutte le sere andavo a fare una partita ai tarocchi in casa Ratta. La signora Carolina voleva sempre me per compagno. Non mi sembra granché come prova. Ah no. Un altro esempio allora. Alla Madonna d'Agosto la Carolina mi aveva invitato a casa sua a mangiare l'anitra arrosto. Punto primo, faceva da mangiare proprio bene. Subito dopo pranzo, proprio davanti alla Santina, alla sua serva, proprio davanti a lei la mia buona parente me l'ha fatto chiaramente capire. Capire? Va bene, ma capire che cosa? Punto primo, proprio davanti alla Santina mi ha detto: Aquilino, alla mia morte sarete tutti contenti. E io, ma no, ma che cosa dice, ma no, lei deve campare più di noi. E mi fa: no, no, non sarebbe giusto, tanto più che lei chi non si diventa. E io, mi fa lei, e io mi ricorderò dei parenti del mio povero marito. Oh, signore. Tutto qui. Beh, a me mi sembra molto importante, tutto primo. Io sono Boffa, Boffa Salvatore, fonditore tipografo, per servirla, avvocato. Buongiorno, signor Boffa.
Lo sa che anch'io ho le prove. Le prove della bontà della signora Ratta verso i suoi parenti. Ah, se è così, siamo a cavallo. E quali sono queste prove? Ecco, il giorno di San Carlo sono andato da lei a farle gli auguri per il suo onomastico. L'ho trovata seduta in poltrona, vicino alla finestra, che aveva un'aria sofferente. E sa cosa mi ha detto? Provi, provi a indovinare. Provi. Ma come posso indovinare? Mi ha detto... Salvatore, saresti capace di togliermi un dente che mi dà fastidio? Proverò, dico io. Era un dentaccio qui a sinistra, lungo come una zanna che le dava un fastidio. Allora io ho preso un poco di filo e... Trac! Gliel'ho tolto di netto. Ma io dovrei mettere a verbale questa roba. Il fatto dimostra l'intimità che c'era tra di noi. Una vera signora non si lascerebbe mai mettere le mani in bocca da un estraneo. Ecco, bravo Aquilino, vero? Ah, ecco qua il nostro Don Giosuè. Sono qui, avvocato. Riverisco, Don Giosuè. Don Giosuè, il dente della povera Carolina. Scusi, reverendo, ma ha fatto visita quella signora? Certo che ci sono andato, anche se era meglio che ci andavate voi. Io ho moglie e figli, Don Giosuè. E non intendo sottopormi alle tentazioni della carne. È questo il posto della convocazione dei parenti Ratta? Di quelli derubati, per intendersi? Sì, sì, è questo. Prego, prego, si accomodi, signorina, si accomodi. Quella, Aquilino, Salvatore, sempre puntuali voi due, eh? Quando c'è odore di soldi, avvocato? Ve la ricordate la Santina? La vecchia serva di donna Carolina? Sì, 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 me la ricordo benissimo. Beh, è mezza malata e senza voce, la voleva mica venire. Ma mi lo purtà da chi per forza. E siccome Surtognino Macagno l'ha mandata via perché non si fidava più di lei, io le ho detto che in questo 48 ci dovevamo essere tutti e tutti insieme. Ufa bene? Bravo Angiolino. Benissimo, benissimo. Oh, ecco Don Felice. Avanti, avanti, venga avanti. Ecco qua, è qui in rappresentanza dei poveri della parrocchia. Sentiamo, Don Felice, che cosa ha da dirci? Ma, secondo me, sarebbe molto meglio cercare una transazione amichevole e concludere tutto con la pace di Dio. Voi conoscerete bene San Tommaso, mio caro Don Felice, ma non Tognino Maccagno. Se quello gli parlate di conciliazione, non vedrete neanche l'ombra di un quattrino. Buongiorno. Buongiorno, signora, prego, buongiorno. Prego, si accomodi, si accomodi. Avvocato, buongiorno. Prego. Notizie importanti, notizie grosse. Lei conosce una certa signora Olimpia, la cantante? Ma, più che cantare lei, fa cantare i Merli. Ecco, vedo che la conosce bene. Dunque sono andata a trovarla, questa signora Olimpia, e mi ha detto una cosa. Leggala lì. Lei è la Sidonia, la sorella del signor Maccagno, la cantante. Ciusca, uè. Contenta di vederla qui, cara la mia signora. Oggi canto anch'io, sa, madama, e sentirà che voce. E Surtognino Grattagno dovrà tapparsi le orecchie se non vuole che sciopa la bile. Parola dell'Angiolina. Parola dell'Angiolina! Ma tu, da chi l'hai saputo? Per averlo saputo, l'ho saputo dalla parte giusta. L'avvocato Baruffa sta raccogliendo le prove per invalidare il testamento. Ah, sì. E chi ci sarebbe dentro questa bella masnada? I tuoi parenti tutti, dal primo all'ultimo, tutti. Anche mia sorella Sidonia. Tua sorella Sidonia, in prima fila, tua sorella. Comunque, la più scalmanata, quella che fa più bacano di tutti, è l'Angiolina. Lei dice che il testamento a favore di tutti i parenti doveva esserci e non ha paura di niente. Non è bastato quello che ha fatto a tua nuora. A proposito, l'hai trovata questa villa sul lago di Como? Sono in parola per una villa vicino a Tremezzo. Poi la vediamo quando vuoi, non... Bene, voglio mandare Arabella lontano, fuori da tutte queste storie. Lontano dalle grinfie dei miei parenti. Sanno che quello è il mio punto debole e allora si accaniscono. Poi, quando avrò le mani libere, darò a quei mascalzoni, guarda, una solenne lezione. E per prima cosa mando l'Angiolina in galera. E quando hai fatto prendere 2 o 3 mesi all'ortolano, cosa hai risolto? Lo sai il prezzo che devi pagare o no?
Darei anche un occhio per vedere la Giulina in galera. Ma non sto parlando di te, ma di tua nuora. Arabella sarà costretta a testimoniare in tribunale. Dovrà sentire le parolacce, gli improperi di quella donna. Chi può impedire poi all'avvocato Barlufo di mettere le cose come vuole lui, senza contare il coroncino e i ricami che faranno i giornali? Ed è così che vuoi proteggere tua nuora? Tonino. Madonna, quanta roba che te che chi. Tua roba bella però, eh? Solo con lo scarto della roba di tuo marito, qua ci sarebbe da vestire tutti gli uomini della cascina, poveretti. Ma... senti, Arabella, sai cos'è che ho pensato? Che se te riuscissi a mettere via un, so, qualche cosina tutti i mesi sui soldi che ti passa il tuo suocero, poi a Pasqua potresti aiutare il Paolino a pagare la rata del fitto, no? Te! Ma che bello questo scialle qui! È di seta, eh? Mamma, prendilo se vuoi. No. Davvero? Sì. Cara! Me lo metto? Sì. Sto bene. Molto. Che bello. Ciao, Arabella. Ah, ciao Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Allora, come va la nostra Arabella? Sta molto meglio oggi, eh? Si vede, eh? E poi, cosa vuole? Ha capito anche lei che sono robe che possono capitare quelle lì, eh? Lo sa che mi è successo anche a me, la prima volta che ero incinta? Né, Gioia? Ero per la strada e mi è venuto da su un cane. Ho preso una paura. Già, già. Però dopo quella disgrazia lì ne ho fatti altri 6 di figli. E poi voi due siete ancora talmente giovani. È vero, ha proprio ragione la signora Beatrice. Adesso devo scappare. Ho un appuntamento alla Camera di Commercio. Ciao, eh? Arrivederci, signora. Arrivederci. Ciao. Ci vediamo presto, eh? Arabella, com'è che va con tuo marito? Mamma. Si può voler bene un uomo che intende il matrimonio in un modo solo. Il più semplice, il più materiale. Eppure mi sono sentita così contenta quando mi sono sentita madre. Una creatura mia era il compenso, la ragione di tutto. E la cosa più strana è che non era un sentimento nuovo, sai? Io l'avevo già provato. E sai quando, mamma? Quando Bertino stava male. Il dottore gli cauterizzava la gola e io gli tenevo le braccia. Dai, su. Non sono certo i figli che mancano in questo mondo. Mamma, ma cosa dici? Cosa dico? Dico che i morti alla fine sono in paradiso e lì non c'hanno bisogno di niente, ma i figli, quelli vivi, ci hanno bisogno di tutto. Bisogna vestirli, metterci le scarpe, darci da mangiare tutti i giorni. Il Paolino ne ha fatti così di sacrifici per i figli degli altri. A te, per esempio, eh? Ti ha fatto studiare, ti ha mandato in collegio. Adesso tocca a te, Arabella. Tocca a te. Sì,
Buongiorno. Me la va? Insomma. Colomba, guarda chi è venuto a trovarci. Il signor Galimberti. Me la va, signora Colomba? C'è lì il signor Galimberti, come la va? E il Ferruccio in tuona che lei? Ma che non è ancora tornato? Ogni giorno fa sempre più tardi, quel benedetto figliolo. Ma scusi tanto, vado a portare un momento di là con sto fagotto, ok? La nostra nunziatina ha voluto favorirmi una goccia di caffè e io le sto dicendo che a Milano non ci siete che voi che lo sapete fare così buono. Già, noi andiamo all'antica, Lo mettiamo nel bricco e poi lo giriamo con questo legnetto. Questa è roba che salva l'anima. Quando sarò in punto di morte vi farò avvertire. Ma cosa dice? Ma lui parla sempre de morsur, Galimberti. È lì che diventa sempre più giovane. Giovane? Sì. Da quanto tempo vi conoscete, Colomba? Vostro padre aveva ancora la sustra di legna e carbone in Piazza della Rosa. Allora lei era solo sorvegliante urbano. La sua palandrana ci faceva tanto ridere, vero, nunziatina? A ridere era soprattutto vostra sorella Marietta, che aveva l'argento vivo addosso. Se la Marietta potesse vederla. Voi disinnaffate strada, Mi ero innamorato di lei come un gatto. Sarei anche sposata. Se non fosse stato che all'improvviso Marietta decise da un giorno all'altro di sposare quel Pietro Beretta, portinaio. Ma certo che io ho sofferto quando ho saputo che mi sposava un altro. Come è stato poi che sposò il Beretta? Lasciamo stare i poveri morti. E senta, signor Galimberti, lei che è uno che pratica il mondo e per così dire c'ha molte reti in mano. Ecco, lei conoscerà certo anche il signor Tonino Maccagno, Conosco bene, da un pezzo. E conoscevo anche la defunta signora Maccagno, che lui sposò tanti anni fa insieme a una casa di Porta Argentina. Ma che omlè quel lì? E quando si arriva quasi dal niente a possedere due o tre case a Milano, bisogna riconoscere che il talento c'è. Cara la mia Colomba, se voi mi domandate se nella sua vita ha mai prestato denaro al 50%, io non vi saprei rispondere. Per il resto, che cosa pretendete, cara la mia donna? Che un padrone di casa faccia il suo interesse senza portar via il pane agli inquilini. Con queste idee, quanti sono i galantuomini a Milano? Questa gente sa essere avara e prodiga secondo come dirà il vento. Rovina sì un uomo, ma poi procura almeno che sia ricoverata in un ospizio. Sì. Ho bene capito. E così crede di salvarsi l'anima. Mo. Uomini come questi, Dio li lascia giudicare dal demonio, le vere nunziatine? Proprio così. Voi esagerate. Oggi sul Tonino è arrivato in porto e può darsi anche il lusso di fare il galantuomo. Gli uomini come lui sono i primi a credere all'importanza dell'onestà. Sì. Ma noi altri essendo un'altra dottrina. E non voglio che Ferruccio resti un'ora di più in quella casa. Lorenzo, ma sei diventato matto? Vuoi farla morire? Fumare il sigaro nella camera di una malata? Ma dove ce l'hai la testa? Scusa, l'ho fatto sopra pensiero. Beh, adesso vado a fumarlo di là. No, tu non andrai a fumare da nessuna parte. Anzi, in questa casa non si fuma più. E farai il piacere di andare a dormire nel tuo studio, così non la disturbi.
E tu cosa fai qui? Il signor Tognino mi ha detto di prepararle il letto. Signor Tognino mi ha detto? Ci penso io a prepararmi il letto. Su, vai. Ma il signor Tognino mi ha ordinato... Anche se in questa casa non conto niente, sarò almeno padrone in camera mia o no? Perciò fuori, non mettere mai più piede in questa stanza. Vado, vado. Non si sente mica male, eh? No. No, adesso mi sento un po' meglio. Ho dormito molto, eh? Quasi un'ora. È stato qui poco fa, ma ha visto che lei dormiva. E se n'è andato. Era molto agitata nel sonno. Ha fatto qualche brutto sogno? Sì. Ho sognato mio padre. Lo sogno spesso. Lei lo sapeva che si è suicidato. Sì, lo sapevo. È morto per 1000 lire. Aveva sottratto 1000 lire all'ufficio dove lavorava. Quando lo sorpresero, gli dissero di restituirle. Ma lui non le aveva. Non le trovò da nessuna parte. Preferì suicidarsi piuttosto che andare in galera. Via, 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 basta. Basta con questi brutti pensieri. Le ho portato del vino vecchio. Lei è sempre pieno di premure, signor Marcani. Quando non c'è qui la sua mamma, sono io che devo farle da guardiano, da infermiere. Dico, questo è un toccasangue. Dico, bambino, questo fa sangue. Ecco, bravo. Le ho portato un cardellino per farla compagnia. Paolino! Paolino, aspetta! Tira su un Cainaldo con te, dai. Sì. Portacelo là, la Rabella. Che lei ci vuol bene, anche il fiolinchi. Poggia, dai. Adesso che sta meglio, le farà piacere di vederlo. Te, copriti. Quella benedetta figliola lì, c'ha l'obbligo di fare di più per noi, capito? Sì. Il Sortognino ha tirato su un frego sui debiti più grossi e fin qui va bene. Però si era anche parlato che te dovevi andare a dirigere l'azienda di San Donato. E poi tutto entrate, più niente. Sì, ce lo devi dire alla Rabella, capito? Va bene, va bene. E devi dirci anche che se i debiti più grossi sono andati via, però quelli piccoli sono rimasti va e bene, sono mica pochi. E te lo sai benissimo. A Pasqua poi scade la rata del fitto, Paolino, te lo ricordi? Sì, perché me le bestie ricordo. Qua non ce le pagano più niente. E noi non sappiamo a che santo votarsi. E queste cose qui alla Rabella ce le devi dire, capito? Va bene, oh, sì. Suo suocero c'è della bontà per lei. E se lei ci fa presente i bisogni che ci abbiamo noi qui alla cascina, lui poi, cosa che siano per lui 2-3 mila lire, la Rabella ha già l'obbligo di fare di più per noi, e soprattutto per te, sei stato anche troppo buono con noi, questi poveri bambini qua, te cosa fai lì, mettiti sulla sciarpa, insomma, queste cose qui ce le devi dire, va bene? Che lei adesso non si ricorda neanche più che cos'è la miseria della campagna. E dici anche che dovrebbe esserci un po' più riconoscente dopo tutto quello che abbiamo fatto per farla sposare con un signore della città. Capito? Sì. Ti ricordi tutto? Ecco.
E adesso vai, dai, cosa aspetti? Dai che fai tardi, dai, vai, vai. Dai. Ciao Naldo, fai bravo, eh? Guardi chi c'è. Naldo! Papà! Ciao. Ma che bella sorpresa. Come mai siete a Milano? Sono venuto a Milano per via che tua madre mi ha detto vai a Milano a vedere la bella come sta. Naldo, lo vuoi un biscotto? Un cioccolatino? Prendine un altro. Ti piace? Che cos'è? È un cardellino, però non canta molto. Sono proprio contento. Ti vedo che stai molto bene. Papà, ve lo daresti un bicchiere di buon vino? Sì. È proprio buono questo vino. Non sembra neanche nostrano. Ci voleva proprio per tenere un po' sullo stomaco. Papà, avete dei pensieri, delle preoccupazioni? No, no. Siete venuto a Milano per chiedermi qualche cosa? No, 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 non ho bisogno di niente. Intanto che ero a Milano sono venuto a vedere come stai. Adesso torno alla cascina. Naldo, dobbiamo andare perché è un po' tardi. Vieni, Naldo. Ciao. Ciao. Da un bacio alla mamma per me e dille che appena sono in condizione di fare il viaggio vi vengo a trovare. Papà, davvero non siete venuto per chiedermi qualche cosa? No, no, Rabella, ma cosa vai a pensare? Sono venuto a Milano per affari, ecco. E adesso che ti ho vista, sono contento. E che il Signore ti dia tanta salute. Alla bella. Ciao, papà. Ciao, caro. Ciao. Saluta. Ciao, Nanni. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao. Salutatemi la mamma. A presto, sì. E vengo io a trovarvi. Sì, sì. Appena posso. Sì. Mi ha fatto chiamare Don Felice. Sì. Sì, perché volevo da te qualche chiarimento. Chiariamo, eh? Devi sapere, caro Beretta, che la signora Ratta era per i poveri della parrocchia un vero angelo di carità. Purtroppo di miseria, tu lo sai, ne aumenta sempre. Di miseria non c'è mai miseria. Sì, certo, cresce la miseria, ma crescono anche i vizi, crescono i birboni. Questi sono i belli effetti della massoneria trionfante. Tu lo conosci, Don Giosuè, vero? Altro che, se mi conosce. Don Giosuè era il confessore della povera Ciurarata. Siediti, siediti, Beretta. Già, Don Giosuè non ha torto. Ma di buoni cristiani ce n'è ancora. E il nostro Beretta è uno di questi, non è vero? Mi dicono che tu avresti detto che il signor Maccagno, tuo padrone, ha preso una carta, un documento. Io? Oh, io...
Io? Stammi a sentire, Beretta. La Santa Pasqua è vicina e tu sai tutta l'importanza dei sacramenti. Si tratta ora di compiere un'opera di giustizia, che in fondo poi è un'opera di carità. Sì, perché è il bene dei poveri quello che a noi ci sta a cuore. È vero o falso che la notte prima del funerale, presente il cadavere, tu hai aiutato il signor Maccagno a cercare una carta nella stanza della morta? Non so niente di carte, lo giuro, non so mai niente. Io faccio il sarto, portinaio, non so niente io. Beretta, di la verità. Di la verità che non te ne pentirai. Io dovrei ricordare? Guarda, guarda il balordo. Don Giosuè, noi non dobbiamo violentare la coscienza del nostro Beretta. Bisogna che sia lui a ricordare e a verificare il fatto. Spiritu et veritate, secondo la sua coscienza cristiana. Ah sì? Allora prova un po' ad alzare gli occhi a questo signore in croce e di non me ne ricordo. Di che il signor Maccagno quella notte non è andato a casa della signora Ratta. Di non è vero, signore Gesù Cristo, che io ho fatto lume al padrone che cercava una carta. Avanti, dillo. Vorresti negarlo adesso? Caro Pietro, non puoi fare il Ponzio Pilato. Non si tratta del nostro interesse, ma del pane di tanta povera gente. Danneggiata non da te, che sei un povero diavolo, ma da un uomo a cui Dio ha tolto il lume della coscienza. Ma io non posso parlare. Mi credono. Non posso. Ne va della vita. Ah, bene, 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 bene. Ti hanno minacciato, lo hanno minacciato. Per questo tace. No, non ho rubato niente a nessuno. Io non voglio finire in galera. Io piuttosto mi bevassi, ecco. Bravo. Questa è la strada più corta per andare all'inferno, Somaro. Basta così, Don Giosuè. E smettetela di tormentarlo. Va bene. Va bene. Ma quest'uomo ci deve dire la verità. Permesso? Si può? Oh, siete voi, zia Sidonia. Sì, cara. Sono io. Scusa, sai, ma ho incontrato giù al portone l'Augusta e così, ecco, sono salita per vedere come stai. Meglio, zia, meglio. Ma perché non si accomoda? Grazie. E Lorenzo? Lo vedi poco, mi hanno detto. Povera la mia Tusa, sempre sola, eh? Così ho più tempo. Più tempo per pensare. Volete un Marsala? Tra poco sale anche il signor Tonino. No. Lui, no. È meglio che non lo veda. Non lo volete vedere per via del testamento. Allora tu sai tutto? Pochissimo. E non vorrei sapere di più. Tuttavia, se tu volessi... Cosa potrei volere, zia? Maritata o non maritata, io resto sempre una cambiale. Una cambiale che la gente si passa di mano in mano. Ma che pensieri neri, sciocchezze. Tu sei una della famiglia. E hai il diritto, anzi il dovere, di sapere e di intervenire. Questa storia del testamento è grave, Arabella. No, io non parlo per me. Davvero, zia? Beh, certo, se l'eredità della vecchia Ratta fosse divisa in parti uguali fra parenti e opere pie, come del resto voleva la defunta, in questo caso qualcosa toccherebbe anche a me. Tuttavia, posso parlare? Sua Eminenza, l'arcivescovo di Milano. Sì, lui, addirittura lui, pensa. Pare che intenda muoversi per prendere la parte dei pii istituti. Il vescovo.
I pisti tutti. Ma zia, cosa sono io al confronto? Una persona di cuore. Ecco, cosa sei? E di pietà cristiana. Ma non ti volevi fare monaca? Scusa. E dunque? Qui si tratta di difendere i poveri, i sacrificati. Difendere anche l'angiolina, l'ortolana. Sì. Sì, sì, anche lei. Tu la devi compatire. La devi perdonare. Sì, sì, certo. Il Tognino a te ti ascolterebbe, ne sono sicura. È lui che ti ha scelta. Lui ti ha voluta, mica quel somaro di Lorenzo. Se è così che pensate, scusami, allora... Scusami. Non volevo offenderti. Questa è l'unica cosa buona che il Tognino abbia fatto in tutta la sua vita. Non mi mischierò mai negli affari di mio suocero. Neanche se tu sapessi che il tuo nome è ripetuto spesso. No, non da me. Certo, no, ma dai parenti. Gente ignorante. E dicono che tu sia complice di questa ingiustizia? Ciao. Ciao, ciao. Senti, intanto per andare subito al dunque, Don Felice e Don Giosuè hanno fatto parlare il Beretta e quello ha raccontato tutto di te. Di me? Cosa può aver raccontato di me? E quei due danno retta a un disgraziato sempre ubriaco. Ma quello lì lo mando in galera. Stai buono adesso, la situazione non è mica così tranquilla. Il Beretta ha confessato di averti aiutato a cercare una carta in casa della povera sciuralata la notte prima del funerale. A me? Sì, a te. E anche detto che tu gli hai fatto giurare di non parlare con nessuno. Se no lo denuncerai in quest'ora. Ah, sì? Buongiorno, Sciur. Beretta. Buongiorno, Sciur Tognino. So che hai detto tutto ai preti. No. No, no, Sciur Tognino. Io e te avevamo fatto dei patti precisi. Sono già stato in questura a denunciarti. Brutta faccia dell'Ader. Suo fratellino con un signore. Vengono dalla cascina. Vogliono parlare con lei. Nardo, caro. Ciao, Arabella. Buongiorno, signora Arabella. Buongiorno, Pirella. Cara Arabella, ti scrivo per dirti che noi qui alla cascina siamo nei guai. Finché non ci sarà un po' di fieno da vendere, non sappiamo come tirare avanti. Le bestie mangiano per tre e danno poco latte. E noi dobbiamo campare di cicoria e di orzo bollito nell'acqua. Vorrei tanto che tu non ti dimostrassi un'ingrata e ci aiutassi per quello che puoi. Ci servono 2.000 lire subito. Chiedile a tuo suocero, non te le negherà. Il signor Paolino domani deve saldare un debito. L'amministratore gli ha detto che se non paga ci sequestra latte e formaggio fino a giugno. Oltre al danno, sarebbe anche una gran vergogna per tutti. State tranquilli. Io vi aiuterò. Ho trovato solo questo. È poca roba, ma almeno basterà per impedire il sequestro. Oh, Dio la rimeriti, signora. Augusta, dite alla mamma di stare tranquilla. Domani manderò altre cose, tutto quello che mi riuscirà di mandarle. Dà un bacio alla mamma per me e dille che farò tutto quello che posso per aiutarvi. Grazie, Pirello.
Augusto, accompagnali tu. Poi vieni subito in camera mia. Signore. Ah, Augusta. Non trovo più la mia collana di corallo, quella dentro l'astuccio verde. Dovreste aiutarmi a cercarla. Veramente? Beh, cosa c'è? Non sarebbero cose da dirsi queste qui. Ma la verità è sacrosanta come la messa cantata. Cosa vuoi dire? Che io lo so dov'è l'astuccio verde. E dov'è? L'ho visto nello studio del signor Lorenzo. Signor Lorenzo mi ha proibito di venire qui a mettere in ordine. Non voleva che ficcassi il naso, diceva. Ti ricordi dov'era l'astuccio della mia collana? L'ho visto qui in giro, ma c'è sempre tanta confusione che... Ma proprio non ti ricordi? No, in giro, ma non lo so. Ecco. Me l'ha rubata. Lorenzo mi ha rubato la collana. È un ladro. E il padre non è certo migliore del figlio. La verità è che questa è una casa di ladri. È a questa gente che mia madre mi ha venduta. Conosci questa donna? L'hai mai vista? No, non la conosco. Oh, Alberetta, volete un po' di minestra? Sono venute le guardie a cercarmi. Le guardie? Oh. Ma cosa dite? Cosa è questa storia delle guardie? Stare sulla porta. Sì. Colomba. Colomba. Ti prego. Aiutami. Fallo per l'amore della povera Marietta, se no mi sbatti della vita e non ci penso più. Madonna, spesseme una cantina, ma a forza di bere con la vostra schifosa grappa, non sapete più neanche quello che vi dico. Volete di capire che mi hanno denunciato. Voglio denunciare Maria. Denunciato. Denunciato chi? Sul Maccagno. Oh. E perché l'ha denunciato? Per via del... le bottiglie di vino. Prima mi ho fatto giurare che non avrei parlato. Ma parla di cos'è? Del testamento. Signor Capissino, il testamento di chi? Della vecchia giurata. Il Ciottolino è venuto a cercare una carta. E io gli ho fatto solo un po' di chiaro e... Ma non so altro io. Poi lui mi ha detto che sapeva tutto della storia delle bottiglie sparite dalla cantina e che se parlavo mi denunciava. Oggi alle 3:30 all'osteria della Palmira. Tanto per cambiare. Ho visto le guardie che sono venute a cercarmi a casa e io sono scappato. Ma come voi avete aiutato il signor Maccagno a cercare un testamento dopo che la signora Ratta era morta? No, ma io l'ho fatto solo la luce perché me l'ha chiesto lui, ma io non ho visto niente. Io l'ho giurato anche a quei due che mi hanno interrogato in sacrestia. Le bottiglie del vino le avete rubate? No, rubate. Le ho prese. Io sono stato malato e sulla data di pagavo mai. Ma vi rendete conto di quello che avete fatto?
Adesso capisco quello che voleva dire l'Angiolina a proposito del testamento rubato. Ma il vero ladro è quello là. Ha paura che mio padre lo denunci e allora lo fa arrestare. Devi parlare subito col signor Macaglio, stasera stessa. Con che faccia mi posso presentare davanti a lui? Cerca il fermare per terra finché non l'hai trovato. Digli che le bottiglie gliele paghiamo noi. Te li do io i soldi che ci vogliono. Sì, sì, te li diamo noi. Te li diamo noi. Nella casa ti risparmio, vai. Forse sarà più la paura del male. Ma coi lupi non si scherza, eh. E il signor Tognino Macagno è un lupo. Ferruccio. Ferruccio, cos'è successo? È successa una disgrazia terribile, signore. Vogliono arrestare mio padre. Oddio. Ferruccio, si calmi, mi spieghi bene cos'è successo. È stato il signor Tognino Macagno che l'ha denunciato. Lo ha denunciato per aver rubato delle bottiglie di vino. Il signor Tognino? Sì, sì. Sì, è lui che lo vuol rovinare. Signora Arabella, lei non può permettere questo castigo. Sarebbe come condannare a morte un povero uomo per un po' di vino rubato. E quando è accaduto? Sembra che il furto sia accaduto quest'inverno, però il signor Macagno lo ha denunciato solo adesso, in questi giorni. E perché? Pare che mio padre abbia rivelato a qualcuno che ha aiutato il signor Macagno a trafugare una certa carta, un testamento. Quel testamento. So di che cosa si tratta. E ho già promesso a tutti gli altri parenti di far sentire la mia voce in questa faccenda. Siamo rimasti tutti impigliati in questo intrigo. Io l'ho sofferto per la prima. Ma è venuto il momento di fare qualcosa per uscirne. Lei deve dire al signor Macagno che per così poco non si rovinano due uomini. Suo suocero l'ascolterà, ne sono sicuro. La zia Colomba mi ha dato questo libretto di risparmio. Noi vogliamo rimborsare il danno del furto. Pagare due volte, tre volte, tutto quello che il signor Macagno vorrà. Metta via il libretto e lo riporti a sua zia. Non c'è bisogno di denaro, in questa casa ce n'è anche troppo. Io cercherò di parlare con mio suocero. Questa sarà finalmente la volta in cui ci parleremo chiaro. Se mio padre non si salva, non so cosa potrebbe succedere. Forse mi mancherebbe anche la forza di vivere. No. Vada a casa a consolare la sua gente. E dica che prendo la cosa sopra di me. Domattina manderò qualcuno a dirle com'è andata. Signora Arabella. Vada. E non dica mai più che le manca la forza di vivere. Sarebbe come negare la provvidenza. Ferruccio. Eccolo giusto in tempo. Ferruccio è venuto a mandare grazie per suo padre. Il signor Ferruccio Beretta. Farebbe bene a prendere l'uscio. E dopo l'uscio le scale. E non mettere più piedi in questa casa. Signor Tognino, mi lasci prima parlare. Voglio dirle che... Non ho nessuna compassione per chi fa lega con certa gente e mi insulta in casa mia. Al padre di Ferruccio l'avevo già perdonato una volta. Ma lui mi ha ripagato con ingratitudine e io l'ho tratto da ladro. Mi ha mandato la zia Colomba. Avesse mandato Gesù Cristo in persona, la denuncia è fatta. Volete la guerra e io ve la faccio. E tu piglia quella porta lì o io ti... Signor Macagno. Fuori! Vada, obbedisca, non insista. Piglio la cosa sopra di me, come le ho detto. E tranquillizzi sua zia Colomba. Mi fanno la guerra e io mi difendo. Quell'asino del Beretta dice che io ho rubato la carta. E io dimostro in questura che lui ha rubato 50 bottiglie di vino e mezzo carro di legna. Sono nel mio diritto, sì o no? Risponda. Allora, non crede che le mie parole meritino una risposta?
Io non posso giudicare fatti che non conosco. Ma so che i torti si fabbricano anche a furia di ripetere ragioni. Beh, lei non conosce i fatti. Sì, non li conosco. E non desidero neanche conoscerli. Io dico soltanto questo, signor Tonino Maccagno. Che non è prova di forza mostrare di aver paura di un povero uomo. Già, lei non conosce i fatti, però si permette di giudicarli. No, signore. Sì, signora. E vorrei che lei si tenesse fuori da certi affari che non la riguardano. Avrei dovuto dirglielo prima, ma credo di essere arrivato in tempo. Non mi sono messa io in questi affari che lei dice. Lo so benissimo. Lei però ha dato ascolto a quel che dicono certi parenti maligni interessati a seminare zizzania. Lei si irrita inutilmente con me. Non inutilmente, visto che lei si mette dalla parte dei miei nemici. Di quelli che vogliono il mio sangue, che mi sognano morto. Io con la storia del testamento non c'è... Di quel maledetto testamento parleremo un'altra volta, se le piacerà di farlo. Adesso qui, questa sera, in questo momento, vorrei parlare di quel povero vecchio. Già, di quel povero vecchio. E anche un po' di quel povero giovane, vero? Sì, signore. Anche quel povero giovane mi preme. Arabella! 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 No, no, figliola, mi ascolti? Scusi, Arabella. Scusami, figliola. Ascoltami, ti prego, ascoltami! Ascoltami! Mi dispiace.